Benvenuti alla terza partita di questa giornata in scena qui al Palasavelli di Porto San Giorgio. Valevole per le semifinali di queste finali nazionali Under 15 maschili d'eccellenza. Oggi abbiamo la Leoncino Basket Mestre contro la Virtus Basket Padova. Subito palla 2, palla nelle mani della Leoncino Mestre con Bisceglie che penetra e si gira bene, quindi va a realizzare i due punti. Subito parziale 2-0 per la Leoncino. E ora Pellicano, capitano della Virtus Padova, per Trentin per Mazzonetto, ritorna Pellicano si destreggia bene sotto canestro, realizza. Ora Rosato perde palla, l'aveva recuperata Pellicano che però non è rientrato con recuperarla, è finito fuori al terreno di gioco. Rossato per Bisceglie si gira, il tiro non va, il recupero del numero 9 Trentin per Treviso, subito in penetrazione, non appoggia e quindi il recupero di Bisceglie. Parisi per Toffanin, il tiro dalla lunghezza siderale non va. E ora Pellicano porta palla per la formazione di Treviso, trova sotto il numero 21 Guevara. Palla nelle mani di Leoncino, palla persa quindi dalla formazione di Treviso. Porta palla al Leoncino con Toffanin. Bisceglie la penetrazione e l'appoggio che va a buon fine. Sono altri due punti per la formazione veneta. Ora Pellicano stop il tiro realizzato da Pellicano. Rossato trova Parisi cerca di penetrare, si gira, tira, non va, trova solo il ferro. Ora Mazzonetto porta palla per per Padova, non va. Toffanin velocissimo nell'area avversaria, lo scarico fuori per Pacetta, trova Bisceglie non sa se penetrare o tirare, trova Parisi sotto canestro che con un gancio realizza i due punti. Ora Mazzonetto si trova chiuso, trova Pellicano fuori dalla linea dei tre punti che realizza. Parziale 6-7 per Padova. Parisi, Bisceglie ritorna da Parisi, la palla, Rossato sul fondo, la penetrazione, trova lo scarico per Toffanin che in volata tira e realizza anche lui. Sorpasso a sorpasso tra Padova e Mestre. Ora con Pellicano per Trentin cerca di penetrare, lo scarico fuori per Guevara che realizza la 3. Rossato porta palla per Leoncino. Bisceglie alza la testa, vede Parisi cerca di penetrare, c'è il tiro che non va. Poi il recupero di Guevara per Mazzonetto il tiro da 2 poiché aveva un piede sulla linea da 3. Toffanin per Bisceglie la penetrazione sotto
in mezzo a due, riceve il fallo Bisceglie dal numero 10 Mazzonetto. Ora esce Parisi ed entra Musco per la formazione veneta del Leoncino Mestre. Ora i due tiri liberi del numero 18, Gabriele Bisceglie, realizza il primo. Sbaglia invece il secondo, il recupero di Mazzonetto. Mazzonetto vede Trentin, no scusate, vede Pellicano, ci sono i passi di Pellicano, il capitano di la Virtus Basket Padova. Toffanin. Toffanin per Bisceglie. Bisceglie lo scarico per Rossato che tira da tre. Non va il tiro. C'è la palla a due fra Musco e Trentin. Palla ancora nelle mani di Padova. Messa affidata nelle mani di Trentin. Ora Mazzonetto per Pellicano per il numero 19 Trento. Ora Trentin che tira da due, il recupero di Mazzonetto. Mazzonetto trova Pellicano che penetra, passa dove non si poteva passare e appoggia a canestro all'indietro. Musco per la Leoncino Basket Mestre. C'è il tiro dentro l'area avversaria e il fallo da parte di Mazzonetto. Ora c'è cambio, esce Mazzonetto ed entra il numero 13 Marinello. Intanto vediamo i due tiri liberi di Musco. Secondo, prima sbaglia. Secondo invece lo realizza. Ora Marinello, portapalla. Marinello si invola e va a realizzare appoggiando semplicemente a canestro. Bisceglie, portapalla, la perde, ci può essere il campo, no non c'è, c'è la palla a due fra Bisceglie ed il numero 9 Trentin, giocatori che sembrano tutti uguali poiché hanno deciso di rasarsi completamente la testa, probabilmente per fare forza ad un loro compagno. Tanto la tribuna chiama passi, c'è la penetrazione, lampo del numero 12, anzi del numero 13, Marinello, scusate. Marinello recupera di nuovo palla, il giocatore in questo ambito sembra una vera e propria furia. Pensa pure di tirare da tre, cerca di penetrare, lo scarico non va però. Bisceglie, porta palla, subisce il fallo da Trentin. Cambio, esce Pacetta ed entra il numero 16, Bellio.
Bisceglie cerca di girarsi, arriva sotto canestro, appoggia, cioè ci sono invece i passi di Bisceglie. La rimessa di Marinello, tanto i genitori dei ragazzi si arrabbiano in tribuna perché loro non avevano visto i passi. Portapalla Pellicano, il capitano, poi Trentin valuta la situazione, trova Croccolo il rimbalzo, però perde palla e quindi rimessa a Leoncino con Rossato, poi con Musco che gli dà palla, quindi Rossato porta palla, Rossato la finta, la penetrazione, il recupero palla di Guerra, di Guevara, poi viene, la palla viene anticipata da Musco del Leoncino che realizza, e ora un'altra palla recuperata da Leoncino Mestre che con Rossato va ad appoggiare a canestro di prepotenza e segna altri due punti. Il pressing però non ha sempre effetto e quindi c'è il fallo di Rossato sulla palla rimessa in gioco di Padova. Ora va a rimetterla in gioco Trentin, esce il numero 17 Croccolo ed entra il numero 6 Zanella. Trentin, c'è un altro fallo di Rossato, parziale 3-3 dei falli, c'è il cambio, esce Bisceglie, no, è uscito un giocatore ed è entrato il numero 5 Mialic per la formazione veneta. Ora Trentin perde palla, chiedono il campo la tribuna, intanto comunque la palla è recuperata dalla formazione di Mestre, c'è il tiro da tre di Toffanin che trova il ferro, però partita molto avvincente in questi primi minuti. Ora Marinello sotto per Pellicano che passa in mezzo a due ma non appoggia bene, e quindi palla recuperata da Leoncino Mestre che ora va a prendersi un fallo con Bisceglie. C'è il cambio, esce Trentin, entra il numero 5 Varagnolo. Rimessa in gioco di Musco per Bisceglie decide di tirare da tre, realizza, ora Zanella per Pellicano, capitano, subito la palla gira, c'è la penetrazione di Marinello che perde palla e la palla viene recuperata da Bisceglie che ora portava palla ma subisce fallo. Marinello va a parlare con l'arbitro. Il cambio, esce Marinello, entra Bacchin, tanto i due tiri liberi di Bisceglie. Primo lo realizza, secondo anche quando mancano 1 minuto e 30 secondi alla fine, parziale 19-18.
ci sono, c'è il tocco della linea di fuori campo da parte del numero 6 Zanella di Padova, e quindi palla a Leoncino. Leoncino che va a rimettere con Musco per Toffanin. Toffanin ora porta palla. Musco. Musco pensava di penetrare ma trova solo Bisceglie. Bisceglie, l'arresto e il passaggio provato ma anticipato dal numero 7 Pellicano, il capitano. Ora fanno possesso palla con la penetrazione, il rimbalzo di Guevara che prova a tirare, subisce fallo e realizza anche i due punti. Guevara quindi avrà il tiro libero addizionale. Guevara realizza anche il tiro libero addizionale. Bisceglie intanto decide di andare a giocare da solo in mezzo a quattro giocatori, però non riesce ad appoggiare bene e quindi la palla viene recuperata da Virtus Basket Padova, che ora con il numero 5 Varagnolo decide di portare palla. La palla viene anticipata da Bellio, il volo Toffanin per Bisceglie. Bellio intanto riscappato dall'altra parte del campo. Ora Bisceglie sempre da solo, trova stavolta il ferro della tabella e il fallo del numero 5, che è l'uomo caduto per terra, Varagnolo, che sembra si sia fatto male. È tutto ok. Si tocca la mano il giocatore. L'allenatore decide di cambiarlo con il numero 9, Trentin. Anche il numero 19, vediamo Bisceglie i suoi due tiri liberi. Sbaglia il primo. Chiamato da, penso dalla Virtus Basket Padova, sul parziale di 19-21. Ora sentiamo il commento tecnico di Giovanni Albanesi.